Buonasera, siamo con Massimo Suma, uno dei big degli Oltre il Silenzio e degli artisti augustani più conosciuti, voglio dire, e forse più bravi, questo me lo permetto io da conoscitore, diciamo, degli artisti della nostra zona, che stanno contribuendo, gli Oltre il Silenzio, all'iniziativa Mare di Note, che si terrà giorno 30 a Brucoli. Massimo, voi siete sempre presenti in tutte le iniziative sociali e cittadine. Cosa pensi di questa notte del 30? Beh, chiaramente penso che sia una bellissima iniziativa, se no gli Oltre il Silenzio non avrebbero partecipato, anche perché sì, è vero, siamo sempre presenti, però siamo sempre presenti nelle cose belle, in quelle brutte cerchiamo di evitare, no? Ma perché da sempre gli Oltre il Silenzio, dove c'è stato da parlare di qualcosa, da far vedere qualcosa o da promuovere qualcosa di bello e di interessante, si sono sempre buttati a capofitto, a pesce si dice, no? Senza pensare mai a soldi o a location o a chi faceva questa cosa a destra, a sinistra, su e giù. E quindi questi sono gli Oltre il Silenzio, che adoro per questo, una band che non guarda mai ai budget, ma soprattutto alle cose belle. Questa è una cosa bellissima, soprattutto perché è organizzata da un'associazione che veramente io la ritengo un'istituzione di belle persone con dei bellissimi ideali. E poi questa è una manifestazione che mette insieme musica jazz, fotografie, gruppettini di cover, gruppi folk come gli Oltre il Silenzio, non rock, volevo correggere il caro amico. E quindi è augusta più che mai. In questo periodo ha bisogno di queste cose. E ripeto una cosa che dissi in uno dei concerti che feci qualche tempo fa, proprio queste associazioni, secondo me, stanno evitando che la gente di Augusta, i ragazzini, i ragazzi, anche quelli grandi, la gente grande, casca in un baratro senza fondo, perché in un paese senza nessun tipo di colloquio con nessuno, perché non c'è un colloquiatore con cui parlare, chiedere, organizzare, solo le associazioni, queste associazioni come loro, come la Mariliguea, come i Quattro Terzi, come la Scuola Schlock, come queste, io lo ritengo delle istituzioni ormai d'Augusta, stanno salvando la gente dal baratro, sperando, è un passaggio finché poi noi avremo qualcuno con cui parlare, giusto? Quindi per me è una cosa importantissima, Oltre il Silenzio partecipano proprio per questo, a queste cose molto belle, e apriranno il concerto, quindi subito dopo il concerto jazz del Salvo Tempio Quartet lì in piazzetta, quindi spero che tutti quanti vengano a saltare al ritmo di Unza Unza. Massimo, Salvo Tempio, il maestro Salvo Tempio ci ha detto che tu sei la loro mamma. Perché ci dice così? Lui dice questo perché come una mamma, forse più di tanti altri, sono stato bravo con la mia umiltà che solamente i musicisti scarsi hanno, no? Con la mia umiltà sono stato capace, forse più di tanti altri, a mettere insieme, a far unire, a lui piace molto la parola collante, no? Tanti musicisti che mentre prima magari c'erano, sai, quei piccoli, adesso sono tutti insieme, sempre pronti a fare quello che si deve fare, senza mai chiedere soldi, senza, solo per l'amore di fare qualcosa. Quindi lui dice che sono la mamma perché tutti quanti belli riusciamo a metterci insieme, io sono il più grosso di tutti. Bene, grazie a Massimo Suma per essere il nostro collante, e vi aspettiamo tutti il giorno 30 e vi ripeto, come dico sempre, condividete al massimo l'informazione. Ciao a tutti!